Ecco, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Questa è una diretta improvvisata e non preannunciata da TV Radicale che abbiamo organizzato last minute, proprio all'ultimo momento, con Claudia Sterzi, che vi presento immediatamente, che è in collegamento dalla vetta del Monte Amiata, giusto Claudia? Sei proprio lì, Sì, buongiorno, sei buongiorno da sulla Monte vetta Amiata, è vero, e accanto a sul te Monte Amiata, che in vediamo. questo caso è un po' una figura simbolica, anche un po' come sul Monte Analogo. Siamo sul Monte Amiata alla riunione dell'ASCIA, Associazione per la Sensibilizzazione sulla Canapa in Italia Autoprodotta, e oggi pomeriggio poi alle 5 facciamo un resoconto anche di tutta la riunione e di tutti i movimenti antiproibizionisti che si sono incontrati in questa occasione e di che cosa hanno discusso e di che cosa hanno deciso. Questa è un'anteprima e con me c'è Andrea Triscioglio, Infatti lo vedo. radicale, Andrea Coscioni, Perfetto, fantastico, Luca Coscioni, Associazione Luca Coscioni e radicale. E a io lui Claudia subito vedo. voglio domandare come gli è sembrato questi primi 2 giorni di incontro fra forze antiproibizioniste, anche radicali, perché ci siamo noi due, ma non soltanto, un vastissimo panorama di forze antiproibizioniste italiane. E questa è la cosa importante, Claudia. Credo che in una situazione come quella italiana la cosa più importante sia organizzare un movimento al di là delle bandiere, al di là delle singole bandiere e idee politiche di ognuno, ma penso che la cosa che possa accomunare il movimento antiproibizionista sia l'idea, un'altra idea di libertà, un'altra idea di azione E politica. certo, qui Io sull'ASCIA noi abbiamo un obiettivo comune, come da metodo radicale proprio classico, e il nostro obiettivo comune in questo caso con l'ASCIA è la regolamentazione e la decriminalizzazione della coltivazione domestica di canapa. E Perfetto, questo Claudio. Allora naturalmente io vi definisce una lascio la vasta scheda parola. di componenti, perché c'è la componente della canapa terapeutica, c'è la componente della canapa ludica, c'è la componente della canapa spirituale, c'è la componente della canapa industriale. E per vari usi, per cui c'è una serie di componenti che sono interessate in qualche modo al raggiungimento di questo obiettivo comune. Ed è proprio su questo che ci stiamo focalizzando in questi giorni di discussione, anche sì, certamente se poi io, in quanto radicale, e Andrea anche, siamo qui anche per portare avanti l'antiproibizionismo in generale, Bene certamente. Claudia, allora dopo questa piccola introduzione, che ho visto anche la mia partecipazione, ecco, in questo momento ci stanno vedendo pochissime persone, però come sapete e come sanno gli Rimane ascoltatori, registrato, no? viene tutto registrato e pubblicato su YouTube. Perfetto. Io ti lascio la linea, buona intervista e saluto tutti coloro che sono in tua compagnia. Ok, grazie. Grazie Roberto, a tra poco. A tra poco. Allora Andrea, com'è che sei venuto in contatto con l'ASCIA? Com'è che hai deciso di aderire e cosa hai trovato da radicale e da combattente militante di alcune battaglie qui dentro in questa compagnia? Sì, innanzitutto Lo buongiorno a tengo io, tutti. vai. Siamo realmente tantissime persone ed è questa la cosa bella. Un incontro realmente vissuto ed è questa una caratteristica che abbiamo trovato anche poco in precedenti occasioni. Oggi realmente tantissimo, tantissimo. Sono stati dei giorni in cui abbiamo discusso di tutto, proprio questioni importanti, la class action, le disobbedienze civili, tutto ciò che può essere contro questa follia poi del proibizionismo che Sì, abbiamo noi ritrovato. abbiamo iniziato anche questa assemblea anche con un documento, con la lettura e con la discussione intorno al documento della Commissione Globale. Naturalmente ci ha colpito questo fatto che comunque ci sono persone e un gruppo di persone molto autorevoli che da 3-4 anni sta portando avanti un'azione continuata per riuscire a portare all'attenzione del dibattito pubblico appunto l'argomento che il proibizionismo ha fallito, così come i radicali antiproibizionisti e anche altre forze hanno detto ormai da decenni. Finalmente abbiamo uno strumento, perché abbiamo una documentazione scritta su dati ONU della Commissione Globale, e questa è di un'importanza fondamentale. Per cui siamo partiti anche proprio salutando e ben felici, perché si parla fra l'altro anche della cannabis terapeutica in questo documento, che è il settore del quale te ti sei più occupato o Sì, no? Sì. è la battaglia che porta avanti sia con l'associazione Luca Coscioni,
Eh sì, naturalmente. Ci puoi raccontare della telefonata che hai fatto venerdì sera? Dai, raccontaci questa telefonata della quale mi hai riferito. Hai telefonato al... telefonata? Ne hai ho fatte così tante di telefonate una delle in questi ultime, giorni. Quando gli hai detto, signora, io voglio fare questa azione perché poi così voi mi rifiutate la domanda, io mi denuncio? No, non gliel'ho detto esplicitamente. Allora, te però... avevi telefonato a chi in quell'occasione? Sì, in quell'occasione parli dell'UCS. UCS, la mia che telefonata. Cos'è l'UCS? L'UCS è l'Ufficio Centrale Stupefacenti. Ecco, gli è venuta questa idea, lui si è svegliato un giorno e ha detto, avuto ma io telefono... questa brillante idea. Vai. No, volevo vedere la faccia di Alessandra che sente UCS. Vabbè, sì, ho mandato un'email all'UCS per richiedere, poiché sul sito del Ministero della Salute, non so per quale strano motivo, non si riesce più a visualizzare la richiesta per la coltivazione della canapa. Allora ho mandato un'email in cui gentilmente chiedevo di poter essere aiutato. Infatti così terminava la mia email: la prego, mi aiuti. E mi ha risposto: no, virgola, mi dispiace, già da questo si capisce. Ha risposto lei: aiutati, preferirei di no. No, mi dispiace. Ah, proprio no, cioè nemmeno preferirei, no. Ok, cioè, grazie, li ha scritto naturalmente. Vabbè, poi perché, alla scusami, fine... la tua richiesta d'aiuto, che cos'è che vorresti? Vorrei visualizzare questa richiesta, questa documentazione, questa richiesta per poter coltivare, perché io ho bisogno inevitabilmente di inviare questa lettera, non so, ma allora, i mezzi scusami, raccomandati. Ti faccio l'avvocato del diavolo, loro possono dirti, ma scusami tanto, è andato in scioglio, ma te in Bedocan ormai ti arriva... Lo puoi comprare regolarmente o addirittura te lo passano in maniera gratuitamente. Cioè, dicete, ma pure per coltivartela, andate in scioglio, ma quante cose vuoi? Potrebbe... No, io dico proprio. Sì. Cioè, dal momento che tu hai accesso a Bedrocan, qual è la motivazione che ti spinge comunque a volerti? Ci saranno delle motivazioni. Certo. Ecco, per cui vorrei sapere le tue motivazioni. La motivazione più importante è che io prendo questi farmaci per la mia sclerosi multipla, ma sinceramente mi trovo molto, ma molto meglio con altri farmaci. Realmente, chiamiamoli farmaci, ma molto meglio con la canapa biologica. La vorresti te, la vuoi coltivare a te perché la vuoi biologica? Perché il Bedrocan già comunque un'erba molto buona, è coltivata molto bene perché il Ministero olandese è in persona che se ne occupa, quindi mi risulta che sia addirittura biologica, poiché l'irradiazione a raggi gamma che viene fatta per evitare che possa essere batteriologicamente impura. A parte quello, dovrebbe essere un'erba ottima il Bedrocan. Sicuramente arriviamo proprio a questa differenza, cioè il Bedrocan rispetto alla canapa naturale è un farmaco. Certo. Viene sterilizzata la pianta con i raggi gamma perché poi deve essere anche geneticamente pura. Indirizzata alla produzione di alcuni tipi di cannabinoidi rispetto ad altri, no? Allora sì, perché dobbiamo assumere questo farmaco anche tramite delle tisane, ma quando io lo sterilizzo, che mo fumo per intenderci, quando c'è la sterilizzazione della pianta, io cosa mi interessa che sia sterile? Trattate i raggi gamma. Eh no, loro l'hanno fatto perché penso che queste boccettine vanno in mano a gente che è malata terminale di malattie mortali e che sono in fase terminale, sono immunodepressi per esempio a causa di altri farmaci e chiaramente hanno bisogno di un prodotto batteriologicamente puro. Questo lo possiamo capire. Ma pensa questa... di immunodepressi terminali di tumori o di AIDS, voglio dire, comunque hanno diritto a un prodotto puro semplicemente per un motivo di... Sì. Come qualunque altro prodotto, del resto, quando viene venduto sul mercato legale vengono fatti dei test di purezza batteriologica, dei controlli, no? Sicuramente, io però ho imparato dalla mia malattia una cosa, che non c'è bisogno di arrivare ad essere malati terminali, no, certo, cosa che per fortuna io non sono, certo. Non c'è bisogno di avere la sclerosi multipla, non c'è bisogno di avere altre patologie altamente invalidanti. Cioè, vuoi dire che uno può fumare anche per mero divertimento? Io lo chiamo uso preterapeutico. Esatto, preventivo. Oh, preventivo. Sono d'accordo con te, preventivo. Preventivo, sì, definiamolo così. Dico sempre che probabilmente se non avessi conosciuto i benefici della cannabis terapeutica, probabilmente non avrei neanche visto la sede a rotelle che purtroppo oggi ho. Ah, che però io non ti ho visto in questi giorni. Per fortuna l'ho lasciata a Foggia.
perché agli incontri difficilmente mi avorto perché deambulo. Senti, rispetto a quella cannabis terapeutica, in Italia a che punto siamo con le varie leggi regionali? Ora c'è in discussione una legge in Toscana, mi sembra. Ah sì, adesso il 23, cioè tra qualche giorno, giovedì, saremo nuovamente in Toscana, a Firenze per l'esattezza, dove abbiamo in discussione delle proposte di legge regionali che noi abbiamo presentato in tutta Italia insieme ai PICCI, pazienti e pazienti cannabis, La CT molto l'ACT, probabilmente, certo. l'Associazione Cannabis Terapeutica. Abbiamo presentato queste proposte di legge, però la regione Toscana per fortuna vuole dare di più. E quindi vediamo cosa riusciamo a costruire. Una delle proposte che è uscita oggi da questo incontro, e che poi dopo sicuramente ne parlerà qualcuno, è una proposta meravigliosa che riguarda il Cannabis Social Club, il Certo, anche di cui ci CSC, abbiamo parlato, il progetto Cannabis Social ENCOD. Club, Abbiamo parlato che anche, io vedo abbiamo. molto bene come azione, quella sui, appunto, sui club. Se però ci mettiamo insieme a chiedere, cioè a fare questa azione, non soltanto malati, secondo me, ma anche altri tipi di persone che siano comunque interessati a qualunque titolo a questa battaglia, non la vedrei come una cosa social club per chi è malato. Mi sembra un errore, come abbiamo discusso tante volte, su questo aspetto delle battaglie che sono diverse, no? Ci sono battaglie diverse, una è quella per l'autodeterminazione delle terapie, ed è una cosa, una è quella per il libero accesso ai farmaci cannabinoidi, ed è un'altra, e un'altra ancora è la battaglia antiproibizionista, perché si è permesso a ciascuno di coltivarsi ciò che vuole nel suo giardino, che poi ci si curi, che poi ci si diverta, che poi ci faccia meditazione, che ci voglia fare qualunque tipo di cosa, alimentare, cosmetico di qualunque genere, però sono tre proprio battaglie che io vedo in qualche maniera diverse. Ma sì, tu sai, Claudia, ce l'ho come immagine di fondo del desktop del computer. Abbiamo creato in Puglia, insieme all'associazione Canapuglia, Certo. questo splendido Progetto di canapa campo. industriale. Sì, Esatto. Infatti. e alla fine dei conti, da questa piantagione, 7.000 metri quadri, abbiamo circa 1 milione di piante. Di canapa per scopo industriale, porto con me una pianta proprio per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica di cosa stiamo a parlare. Cioè, ma Certo. realmente una pianta, ma realmente io Ci lo sono trovo progetti anche in scandaloso. Campania, in Toscana, ci sono progetti simili che Caspita, stanno cominciando a nascere. Sì, certo. sul ritorno della canapa, questo per uso industriale comunque, della canapa a basso contenuto di THC, Eh sì. perché anche coloro che coltivano la canapa per uso industriale non è uguale come coltivare il girasole, perché comunque sono sottoposti a dei controlli proprio per la demonizzazione che esiste su questa pianta. Vanno i Nuovo. carabinieri a contargli se una tot percentuale di piante ha superato quel certo contenuto in THC, possono andare, magari per caso, semplicemente per una serie di casi, loro possono andare incontro poi a chiusura dell'azienda e a delle grosse problematiche anche economiche, per cui anche loro sono interessati comunque come noi, in questo caso, a una decriminalizzazione della coltivazione della canapa, cioè che non importi più richiedere tutte queste autorizzazioni a nessuno, né a chi la coltiva industrialmente, né a chi se la coltiva per curarsi, né a chi se la coltiva a scopo ornamentale, perché come uno coltiva le orchidee d'Oriente può volersi coltivare delle belle piante di canapa, che tra l'altro esteticamente sono molto belle. Voglia, bellissimo. Ok, va bene. Andrea, vuoi dire qualcos'altro? Se no passo la parola, faccio Passa la parola a venire a Marca, Marca, ma vai. sì, Allora bisogna che ti sicuramente. sposti. Grazie. Grazie a te, Andrea, grazie a te. E abbiamo un altro partecipante all'assemblea ASCIA, Associazione per la sensibilizzazione sulla canapa in Italia autoprodotta. Marca, Buongiorno a benvenuto. tutti. Benvenuto, buongiorno. Grazie. Allora, io non ti faccio neanche nessuna domanda, te la faccio. Come hai vissuto questi, come ho chiesto poi anche Andrea, perché sono stati comunque un momento interessante di incontro, nel quale per la prima volta, secondo me, almeno dal mio punto di vista, da anni e anni, finalmente tantissime componenti, non ancora tutte perché manca ancora Sì, stanno qualcuno. arrivando. Sì, ma ci sono anche altre che potrebbero partecipare, perché per esempio non abbiamo per niente quella che è la componente, quella che io chiamo gli antiproibizionisti di centrodestra, che pure esistono, che sono quella parte liberale del centrodestra, che adesso poi in qualche modo si è staccata dal PDL, perché diciamo che sono in FLI, anche se poi FLI a capo ha Fini, che fino a che non cambia, diciamo almeno un paragrafo,
delle leggi che portano il suo nome, chiaramente noi come anticondizionisti non possiamo dargli nessuna fiducia, però all'interno della sua corrente ci sono delle forze, a cominciare da Benedetto della Vedova, certamente, delle forze che sono convinte, sinceramente, antiproibizioniste, anche se da un punto di vista liberale, loro partono dall'aspetto economico, però potrebbero essere con noi, così come manca, per esempio, come forze politiche, oggi abbiamo Radicali e SEL, avremo tra poco, però ci manca completamente la componente socialista oppure verde, che sono altre forze che in altre occasioni hanno dimostrato di essere interessate a questi temi. Per il resto invece il panorama è amplissimo, ti lascio la parola. Allora, è stata una bella, due belle giornate, veramente, tutti ci siamo trovati bene o male in accordo su molti punti, più di quelli che ci aspettavamo. E adesso, come dicevi, per il discorso della destra, l'altra settimana abbiamo appena aperto un piccolo canale di comunicazione, grazie all'articolo uscito su Libero della Global Commission e alle, più che altro alle risposte che sono state date sul sito di Libero e su altri siti che riportavano notizie. E devo dire che gli utenti di destra anche su sembravano... Scusa, su libertiamo.it, sì, che è un sito appunto di FLI, comunque sono usciti, cioè vi è uscito il manifesto di Martin Friedman e poi degli articoli, tra l'altro, certo, di Marianna Mascioletti. Dire che quella parte di utenti, di fruitori della canapa, ha risposto abbastanza bene, perché anche loro sembravano molto interessati e vedevano, come l'abbiamo visto anche da testimonianze delle forze dell'ordine, hanno bisogno di regolamentare, perché... Certo. Spendono troppe energie per inseguire piccoli consumatori, piccoli coltivatori, invece di investire queste energie in azioni molto più serie. E questo, certo, viene visto dalla destra, è un punto molto sensibile. Poi dice, va bene che non può essere la droga libera, però la regolamentazione... In realtà è libera permette, ora. Sì, è libera ora perché è in senza mano... Senza alcuna regola. Sì. Perché alla fine, se vogliamo andare a comprarla, dico sia io che te, come chiunque, sa posto, dove andare a comprarla, sì, insomma. E spesso è facile anche nelle città non proprie, perché tanto è facile chiedere, tutti sanno dove sono i luoghi dove si vende, poi quindi è veramente libero. Ci sono stati i sindacati di polizia, tra l'altro hanno reagito a una proposta di Giovanardi che è stata quella di fare i test antidroga ai poliziotti e ha ottenuto una certa rivolta anche da parte dei poliziotti. Sono d'accordissimo. Perché? Uno, perché i test oggi come oggi non sono attendibili sul utilizzo e quando viene fatto. E poi, cioè, anche loro se ci fosse una regolamentazione del consumo e dell'eventuale coltivazione, ne fruirebbero, perché comunque... io mi fido di un poliziotto che è dichiaratamente un consumatore di canapa, perché viene controllato eventualmente il suo stato in servizio, non il suo stato nella vita privata. La vita privata è privata. Certo, anche per i poliziotti ci mancherebbe. Certamente non li vorremmo assolutamente in caso di gruppi antisommossa, non li vorremmo carichi di anfetamina e cocaina. Appunto, ma a volte purtroppo illegalmente capita anche questo, perché purtroppo capita anche questo, perché poi a volte si pensa che ci sono alcuni episodi in cui, per carità, i ragazzi sono esaltati dalle droghe, ma ci sono degli episodi in cui sembra che siano i poliziotti a essere esaltati da qualche mezzo artificiale. E questo noi lo capiamo. E per quanto riguarda l'ascia, ci siamo mossi per quanto riguarda il web, vogliamo muoverci sia molto su Facebook, sui nostri social network. Soprattutto vogliamo, tramite loro, aiutare la creazione di gruppi regionali, perlomeno, se non in cittadini, nelle città grosse e comunali e provinciali, come meglio si crede, in modo da creare una piccola rete per poter comunicare velocemente e soprattutto poter fare azioni di protesta in caso ci siano dei consumatori che si trovano in difficoltà in quel momento. Cercare, per il possibile, creare anche una rete di medici e di avvocati che possano tutelare, ma tutte queste cose devono essere fatte in modo regionale, perché... Una rete? Sì, una rete. Creato una rete di indirizzi? Una rete, sì. In modo che si possa comunicare in modo veloce, in modo utile, in modo completo, perché internet ci dà questa possibilità. Certo. E abbiamo anche parlato di organizzazione interna dell'ascia, miglioramenti, cose da fare, anche perché ormai siamo a 6 mesi dai primi grossi lavori e
da quando abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione. Sì. Per cui mi sembra che le cose si stanno muovendo molto bene. Devo dire che ne ho fatti tanti di incontri con l'Ascia, e questo è stato un incontro molto, una tavola rotonda molto grande, con tante persone presenti, che ha portato idee anche che noi non avevamo mai pensato di utilizzare. Adesso non posso dirvi in questa sede, perché in un certo senso, perché dell'intervento che poi ho fatto ieri, nel quale abbiamo fatto un attimo il riassunto delle cose, delle proposte concrete che erano uscite, no? E mi sembra che, io non so se me le ricordo tutte perché sono sette come i nani, speriamo di ricordarmele tutte, che dunque era da una parte, allora, referendum, abbiamo parlato a lungo anche del referendum sia a livello nazionale che del referendum a livello locale, la discussione è aperta. Io sono abbastanza scettica da radicale che sa bene cosa vuol dire mettere in piedi un referendum, per quanto a livello locale vedo che ci sono anche esempi recenti di ottime azioni referendarie locali. Dimmi. Ecco Claudia, scusa se ti interrompo, dovreste gentilmente, c'è un fastidioso rumore del microfono che disturba un po' la vostra conversazione, controlla il jack del microfono perché probabilmente fa un falso contatto. Il microfono è messo bene, posso levarlo? Aspetta, parlo così? Sì, va benissimo. All'ambientale? No, è meglio col microfono. Ok, scusateci per questa interruzione. Intanto la chat ha cominciato a popolarsi, dopo interverrò. Se è possibile puoi fare un po' più di luce, perché prima eravate proprio scuri. Ecco, ok. Non sapevo da che parte cominciare, Roberto. Vabbè, allora così... D'altra parte dobbiamo stare qua, perché qui è dove c'è il segnale per il collegamento più alto. Certo, comunque scusate l'interruzione, volevo solo dirvi queste cose. Adesso è scomparso anche il rumore del microfono, quindi dovremmo andare bene. Scusate l'interruzione. Forse sono io che tenevo il punto sbagliato. Si sente il rumore della mia circolazione, forse. Si sente ancora, allora, il rumore, si sente cose, ancora. Vado? Sì, vai, si sente ancora il rumore, però pazienza, dai. Ok, mi cerchi Alberto intanto? Vuoi cercarmi di dire Alberto se vuole venire? Grazie. Ma che, grazie a te, figurati. Se vuoi tornare, torna. Allora, le proposte che ho sentito venire fuori, che poi ho riassunto un po' ieri pomeriggio, appunto abbiamo parlato del referendum, abbiamo parlato delle raccolte firme, abbiamo parlato di grandi manifestazioni di massa concepite in vario modo, con vari tipi di fantasie, diciamo. Abbiamo parlato di disobbedienze civili, abbiamo parlato di class action, abbiamo parlato di un evento di 2 o 3 giorni che mette insieme tutte le componenti, da quella artistica a quella commerciale a quella politica, del dibattito sulla canapa. E adesso vedi che sono arrivata a 6 e me ne manca una. Comunque ci sono state diversi tipi di iniziative concrete che sono state proposte, e io ho suggerito di coltivarle tutte, cioè comunque di cercare di continuare a vagliare le possibilità pratiche che noi abbiamo, perché a questo punto un po' di forze insieme le abbiamo messe, un po' di, non dico massa, ma siamo quasi alla massa, un po' di massa siamo in grado di coinvolgerla, e quindi bisogna anche vedere esattamente il come poi riuscire a questa energia, a non disperderla, a non buttarle via, ma riuscire a lanciarle poi nella situazione politica attuale di questo momento, che è peraltro molto complicata, perché se uno per esempio sceglie come interlocutore Fini, in quanto firmatario della Fini Giovanardi, ma anche in quanto presidente della Camera, che può calendarizzare o comunque che può dirigere l'agenda setting, e se noi rivolgiamo la sua azione come interlocutore su di lui, magari ci troviamo che l'interlocutore ci muove in corso d'opera, nel senso che magari nel giro di un mese o di due il governo esistente non c'è più, e magari un'azione intrapresa diventa anche all'improvviso inutile e va tutta ridisegnata. Quindi il movimento politico è molto difficile da... cioè gestire una battaglia su questo tema in questo momento è difficile. Dall'altra parte... l'opposizione già si è mossa in qualche modo per cavalcare, diciamo, la tigre del rapporto della Commissione globale, anche se certamente non è stato fatto apposta, perché comunque il convegno era fissato già da tempo, subito a poca distanza di pochi giorni dal rapporto della Commissione globale è stato fatto un seminario ad Aforum Droghe, Gruppo Abele, Magistratura Democratica, con Corleone, con... un po' le figure, diciamo, istituzionali del centro-sinistra sull'argomento. Purtroppo io lì sono abbastanza sfiduciato, un po' perché loro organizzano queste cose sempre fra di loro
e un po' se la cantano e se la suonano fra di loro, perché poi non siamo stati, mi risulta almeno, poi magari io sbaglio, però mi risulta che non ci siano stati grossi inviti, né radicali da una parte, né movimenti antiproibizionisti che qui sono rappresentati, nessuno assolutamente è stato invitato a condividere o a partecipare di questo seminario, che peraltro presentava dati molto interessanti sul 2010 e sugli ultimi 5 anni in Italia, dati che in qualche maniera ricalcano poi la commissione dei dati dell'ONU e la commissione globale, cioè che là dove c'è proibizione, più si intensifica il proibizionismo e il metodo proibizionista, più cresce il consumo e più cresce il mercato. E queste sono le conclusioni alle quali arriva la commissione globale da una parte, ma anche appunto questo seminario organizzato dalle forze del centro-sinistra, che già avevano elaborato un documento peraltro 3 mesi fa. Poi alla fine, chiaro, recentemente ho sentito un'intervista nella quale parlava della riforma della giustizia e parlava di depenalizzazione, anche senza specificare però depenalizzare quali reati esattamente, e questo anche è un segnale in qualche modo che c'è un'intenzione di riprendere l'argomento. Loro hanno visto che anche a Milano ha funzionato comunque in senso positivo, perché la campagna elettorale su questo tema non l'ha certo voluta impostare il PD, ma si è trovato a doversi difendere da un attacco della Moratti, ma di Giovanardi, che è venuta a dargli mano, per cui se vince Pisapia ci saranno gli spinelli liberi per tutti, eccetera, e è stato visto come in realtà questo ha generato un consenso proprio invece nei confronti del sindaco di centrosinistra, per cui centrosinistra si rende benissimo conto che è una battaglia che porta consenso. Poi bisogna vedere quello che faranno, perché io sono rimasta delusa dopo tanti anni di antiproibizionismo e tanti anni, decenni, aver atteso un governo di centrosinistra, quando poi c'è stato, in realtà non ha cambiato per niente la legge esistente, non ha, ah sì, Livia Turco sicuramente ha compiuto un'azione sulle tabelle sanitarie rispetto alla canapa, l'ha compiuta anche perché veramente è messa sotto stress da una serie di forze di pressione, fra i quali anche radicali, ma anche il PIC, pazienti in pazienti, e tutto il movimento comunque legato alla cannabis terapeutica. E però poi in realtà non solo non ha presentato, le forze del centro-sinistra istituzionali non solo hanno presentato grandi novità nelle leggi esistenti, ma nemmeno hanno addirittura in dei momenti ostacolato quello che è stato il lavoro dei deputati radicali quando eravamo come rosa nel pugno all'interno del Parlamento. Alessandra, Alberto non viene su? Vuoi venire te? Vuoi fare per te 5 minuti? Vieni. Alberto di pazienti impazienti si è disperso nel giardino. Però abbiamo una donna fantastica, Alessandra, per cortesia presenta nome, cognome e ruoli, perché io non vorrei sbagliare. Sì, sono Alessandra Viazzi, sono il presidente dei pazienti impazienti cannabis, e sono, la mia patologia è l'epilessia e da 10 anni diciamo mi batto per che sia riconosciuto il diritto alla cura anche con questa pianta, che certo, non ha mai ucciso nessuno e ha effetti benefici su tantissime patologie, appunto, che non si limita soltanto a quella che è la terapia del dolore, ma può essere utile per malati di tutte le patologie. In questi 10 anni abbiamo fatto tantissimo lavoro, siamo riusciti appunto a ottenere almeno i farmaci importati dall'estero, soprattutto a ottenere l'inserimento del THC nella tabella 2B, e ora stiamo cercando che quello che è sulla carta assolutamente possibile, legale, e che per ora invece è riuscito solamente a una piccola parte di pazienti rispetto a tutti quelli che potrebbero e vorrebbero, di ottenere almeno i farmaci importati dall'estero. Ecco, con te sei più interessata, te personalmente, dico, ma anche politicamente, al raggiungimento pieno e totale del libero accesso ai farmaci cannabinoidi o all'autocoltivazione? Questo qua è l'aspetto che più ti... Assolutamente all'autocoltivazione, nel senso che questo qua è per noi sempre, almeno come pazienti impazienti, è sempre stato solamente un piccolo passo, un piccolo grande passo per poter arrivare a quello che è l'obiettivo finale, che non è nemmeno quello solamente dell'accesso all'autocoltivazione per i pazienti, ma è quello di liberare una pianta. Il PIC nasce oltre a voler battersi per il diritto alla cura, ma nasce con un grande senso di autodeterminazione
per chiunque, quindi per i malati. Sì, di un affresco dove c'è la frase latina che vuol dire che nella canapa la salute. Esattamente, quello fa parte di un trittico di tre affreschi in cui in uno appunto c'è la canapa, nell'altro c'è il certo. vino e nell'altro c'è il grano, esatto. per cui col pane si mangia, col vino si beve con la canapa ci si cura. Con la canapa ci si cura, cioè col vino ci si diverte e con la canapa ci si cura. Quindi questo è un affresco del 1800, ma credo anche precedente. Forse anche bello. Precedente. Bello, sembra rinascimentale, sembra, magari sbaglio io. E quindi insomma, non è una cosa nuova. Non sì, stiamo, perché anche non stiamo senza, riscoprendo sì. niente. Non anche abbiamo... senza santificarla, rimane il fatto che tra le sostanze che esistono usate dall'uomo a scopi anche psicotropi, è l'unica che praticamente non ha mai ucciso nessuno, oltre a volte non lo ripetiamo, oltre a dimostrare delle forti qualità terapeutiche, anche c'è da dire che è una delle piante meno tossiche esistenti in natura, per cui senza volerla santificare però non si capisce veramente il permanere del collegamento che viene fatto fra canapa e fra altre piante, fra l'altro per esempio in un giardino posso tranquillamente coltivare cicuta, ricino, funghi velenosi, stramonio, quello che voglio, e ammazzarci la gente, perché poi voglio vedere insomma con la cicuta si ammazzano le persone e non è nemmeno facile poi capire che le ammazzate con la minestrina di cicuta, perché cioè le donne poi per secoli hanno usato questi metodi per liberarsi per esempio dei mariti scomodi. A parte questo, si può coltivare di tutto e poi ti viene proibito coltivare una delle piante meno dannose e meno, cioè veramente è un meno assurdo. Dannose e più utili. E più utili, esatto. In realtà, perché ricordiamoci che non ci si fa solamente medicine o Infatti oggi abbiamo arriverà Mefisto, che è l'organizzatore dell'Emilio Marina March, tra l'altro, ma anche io ho visto che lui produce con dei campi autorizzati per canapa industriale, eccetera, dei materiali d'edilizia che sono fantastici, che sono degli isolanti, questo è il progetto naturali. Di produrre appunto questi isolanti, e, insomma, per adesso sta anche producendo, vorrebbe produrre anche terriccio dal compostaggio della canapa. Certo, della canapa, infatti. Che è utilissimo al terreno, quindi si sta, visto da anni, lavora su questo tema a tutti i livelli, poi lo dirà lui magari oggi. Ma... Sì, oggi lo sentiamo, volentieri. La canapa, quello che ha insomma, in questi anni anche di buono, è che ha unito un sacco di persone diverse che probabilmente fino a poco tempo fa non si sarebbero neanche guardate in faccia, e invece ora stanno collaborando comunque su un progetto che è quello di liberare una pianta. Io ripeto questa frase e farla tornare, come dirà poi sicuramente anche Mefisto, patrimonio botanico dell'umanità. Patrimonio botanico dell'umanità, su questo sono pienamente d'accordo, e su questo noi dovremmo trovare anche delle sponde politiche, io penso, nel movimento verde ambientalista, perché c'è fortemente anche dietro un discorso ambientale poi proprio sulla canapa, ma anche sul libero uso, sulle ande delle loro piante di coca. Io non parlo di cocaina polvere, ma delle piante di coca nell'Afghanistan, delle coltivazioni personali e domestiche di papavero da oppio. Io, nella tradizione toscana, c'è di dare ai bambini per farli dormire il decotto di semi di papavero, che non è papavero da oppio quello toscano, chiaramente, però ha delle qualità stupefacenti e comunque ha degli oppiacei al suo interno, ed era perfettamente normale. Nessun bambino poi continuava a essere dipendente da papavero tutto il resto della vita, però ogni tanto papagna. Si dava il papagna. Esatto. Proprio chissà da dove viene papagna, e viene da papavero, infatti. Perfetto, va bene, ok Alessandro, vuoi qualcos'altro? Dai. Volevo proprio dire appunto questo, che noi comunque come associazione abbiamo facciamo parte anche di una rete europea che appunto è ENCOD, che si batte per una politica sulle droghe giusta ed efficace, e appunto in questo momento ha anche, parallelamente alla campagna sulla cannabis, sui social club, ha anche parallelamente una campagna sulle foglie di coca. Certo, la possibilità di importare foglie di coca con un mercato equo e solidale legale. Con i
perfettamente legale. Perfettamente legale per un'importazione di foglie e di finalmente coca in biologica Europa. Riusciremo a avere la coca biologica che non si è mai riuscita a avere finalmente. E sono direi a buon punto. Certo, a perché poi chiaramente quella va coltivata a 2000 metri, quindi bisogna che la coltivino loro, non è che si può coltivare dappertutto. Hanno rapporti con i cocaleros boliviani, ma anche con i governi, col Parlamento, con le istituzioni europee, quindi insomma sono a buon punto per liberare stato. Almeno anche, le piante. Anche, le piante, quello che le piante, certo. Anche stando attenti al fatto che comunque non solo queste piante vogliono brevettare, stanno cercando di brevettare tutte le piante, l'erboristeria la stanno le banche dei facendo semi, tutti morire, problemi, tutti questi esattamente. Problemi. Sì. Quindi, insomma, il discorso è va oltre anche la canapa. Certo, poi ti dirò, fra l'altro va oltre anche la canapa, comunque il mercato clandestino produce anche degli effetti su quello che è il discorso ambientale, perché? Perché queste piante, che sia canapa, che sia papavero, che sia coca, vengono coltivate con pesticidi per esempio al di fuori di ogni controllo e di ogni regola, perché essendo clandestino nessuno va, come se invece fossero coltivazioni legali, ci sarebbe un controllo come di qualunque altra cosa che viene messa in vendita, invece così abbiamo degli esempi di cose coltivate in maniera intensiva, con grande danno delle piante, insomma, in maniera anche diciamo in qualche maniera coercitiva sulla pianta, perché le taree anche sulla canapa sono state fatte anche manipolazioni genetiche piuttosto pesanti da parte dell'industria, io penso olandese americana, poi per carità sarà quel che sarà multinazionale ormai, però sui semi proprio, sulle talee, sulla genetica delle piante di canapa sono state fatte delle sperimentazioni piuttosto pese. Sì, questo poi, è comunque il frutto del proibizionismo. Tutto clandestinamente, esatto. Assolutamente, esatto, nel senso esatto. Che è come quando c'era il proibizionismo sull'alcol negli Stati Uniti, mica si andava a produrre birra al mercato nero, certo. Si andava a produrre superalcolici. Il gin nella vasca da bagno con l'alcol delle barche di Ginevra, chiaro? Quindi, questa è la stessa cosa, la canapa originariamente, fino a prima del proibizionismo, aveva comunque dei valori anche di cannabinoidi stupefacenti, cioè del THC, di un certo livello. Tipo, ovviamente col mercato nero, nel mercato nero si è andato a cercare erbe più potenti e che potessero sfuggire poi dall'altra parte ai controlli, quelle sono state le linee guida e che quindi potessero raccogliere in una quantità di sostanza minore. Perché il proibizionismo genera l'abuso, perché dando dei tempi limitati e delle regole troppo strette in qualche maniera poi stimola l'abuso, perché quando uno può, dopo lo vediamo alle feste in cui per esempio si creano delle zone franche perché c'è la miglia ma della marce, e chiaramente nelle zone dove c'è per quel giorno, a differenza degli altri giorni, ho visto due anni, non quest'anno ma l'altro anno in Piazza Esedra, sotto i portici bellissimi intorno alla fontana, c'era un popolo di cannabinolanti che fumava tranquillamente canne dappertutto senza che nessuno si azzardasse a intervenire, cosa che il giorno prima e il giorno dopo in stessa piazza non puoi farlo, quindi si creano proprio dei momenti, e in quei momenti c'è l'abuso chiaramente, perché c'è una liberazione collettiva di massa su un comportamento, come per esempio si genera l'abuso, perché ho visto le feste che vengono fatte quando uno finisce il test, ha fatto il test per la patente o per entrare al lavoro, no? La sera dopo convoca gli amici e lì veramente c'è gli abusi più tragici, perché quel ragazzo insieme a tanti altri amici, magari giovani, anche adolescenti, quindi con tutto il loro, diciamo, bene e male dell'adolescenza, si sdanno proprio perché per 20 giorni non hanno potuto fare nulla, hanno accumulato dicendo allora ho finito quei test, si fa una serata di sballo, proprio letteralmente, e quindi in questa maniera si crea invece con uso consapevole e critico un abuso comunque sia dello sballo in generale ma anche delle sostanze che vengono usate, che vengono usate per questo. Quello che manca è la cultura, è stata fatta tabula rasa, quindi quello che dobbiamo fare è anche rifornire le informazioni giuste. Beh, noi in particolare sulla canapa, ma comunque tutto il movimento su tutto il resto delle sostanze, quindi consapevolizzare i consumatori. Sì, un consumo consapevole, fondamentale, certamente. Va bene, Roberto, abbiamo fatto questi 40 minuti, grazie Alessandra, grazie tante. Abbiamo fatto questi 40 minuti di introduzione, se ti sono piaciuti, se vuoi intervenire e riprendere la linea. Pronto Roberto? Si è addormentato, non c'è più. Non mi dire che abbiamo parlato al vuoto, no, la chiamata è attiva. Mancuso? Ora mi tocca aprire il sito e andare a vedere dove è finito Mancuso. Roberto?
Roberto, pronto? Ecco la web TV radicale. Ah, ci sono io, fantastico. E vedi, ci sono io, ma non c'è più Roberto. Abbiamo detto di stare connesso, però. Vediamo se vedo qualche domanda in chat. Vieni con me un altro momento. Mi sostieni in questa fine di programma? Che non riesco a capire. Oh, eccolo qua. Ciao Livingstone, se avete domande, siete andati via tutti? Pronto Roberto? Che gli possiamo dire? Roberto ci sta mandando in diretta, ma non c'ha. Non c'ha. Claudia fino a poco tempo fa era in chat. Sì, sono qua io. Si sarà appisolato, penso anch'io che Roberto si sia appisolato. E che facciamo? Ci teniamo ancora la linea mentre Roberto si accomodamente si appisola? Che dobbiamo fare? Succede Allora, poi? Che ragazzi. succede? Faccio, io abbiamo il documento finale già pronto, corretto. Leggetelo un po', perché. Va bene, però ancora vi informo che ancora è una proposta il documento finale qui dall'Assemblea dell'Ascia e quindi lo leggo, però poi oggi pomeriggio alle 5 anche vi invito alla puntata di Leggera Euforia e diamo proprio il documento definitivo con l'intervento anche del segretario dell'Ascia. Allora, le sottoscritte componenti del Movimento per la legalizzazione della cannabis, che qui sono segnate in ASCIA, ARA, diciamo, io in quanto rappresentante del gruppo creativo ARA, PIC, ALC, Ground Shop, non Grow Shop e coltivatori, preso atto delle indicazioni della Global Commission relative al fallimento del proibizionismo e alla legalizzazione della cannabis. Constatata l'immodificata e modificabile posizione preconcettuale del DPA e la persistente persecuzione contro i coltivatori e i consumatori in proprio, quindi tutte queste sottoscritte componenti dichiarano guerra alla legge Fini-Giovanardi. Io avevo suggerito di mettere la legge sugli stupefacenti, perché la legge Fini-Giovanardi in realtà non esiste, però va bene anche dichiarano guerra alla legge Fini-Giovanardi, al fine di ottenere la revisione sostanziale della legge 4906 denominata Fini Giovanardi, la decriminalizzazione dei consumatori e dei coltivatori in proprio e la regolamentazione della coltivazione domestica di cannabis, l'accesso libero, immediato e gratuito e garantito all'uso terapeutico della cannabis, anche favorendo la costituzione del Cannabis Social Club. E qui io devo dire che è un po' poco chiaro come è messo, perché cioè, all'uso terapeutico della canapa, però anche all'autocoltivazione, ne parlava con Alessandra, comunque un obiettivo anche dei malati che si usa la cannabis terapeutica non è soltanto il libero accesso ai farmaci, ma se partecipano all'ASCIA è anche chiaramente di ottenere di potersela coltivare da soli, chi perché è Ma biologica, certo, chi perché ma certo. preferisce gestirsi da sola. Ma io l'ho sempre detto, Claudio, alla fine dei conti la salute è la nostra. Di Certo. conseguenza non possono minimamente permettersi di piombare in casa all'alba, fatta una perquisizione con tutti i Sì, disagi che infatti questa è la magari non possono avere. criminalizzazione che c'è stata Sì, anche nel rapporto della Global sì. Commission dove dice che non è possibile che migliaia di persone vengano continuamente perseguitate, incarcerate per dei reati che tutto sommato sono veramente di lieve entità e che se sono di tossicodipendenza da sostanze pesanti vanno curate presso le strutture specifiche, se sono in particolare riguardo, dice la Commissione, con particolare riguardo alla cannabis che ha subito
una categorizzazione errata, cioè rientrata insieme alle droghe, quando in realtà poteva rientrare tranquillamente con la camomilla, la valeriana e le piante d'erboristeria, semplicemente. Allora, quindi decidono quindi di reagire facendo pressione sui canali istituzionali per l'ottenimento di un dibattito pubblico, di visibilità mediatica e di una sensibilizzazione su questi temi, e alimentando l'onda di attuale ribellione, qui sono contenta perché ho cambiato, hanno accettato la mia modifica da indignazione a ribellione, fa piacere, nei confronti, perché non penso che vada alimentata l'indignazione, ma va alimentata la ribellione, nei confronti del carattere profondamente persecutorio e criminalizzante della legge Fini-Giovanardi. E quindi propongono, e qui c'è una serie di proposte di azioni concrete, l'utilizzo di tutte le vie legali, giuridiche, giudiziarie e praticabili per la difesa dei diritti dei coltivatori e dei consumatori in proprio, la raccolta di firme per la proposta di una legge di iniziativa popolare, la raccolta di firme per la richiesta di referendum consultivi locali, la garanzia di presenze locali di nostre rappresentanze in occasione di processi con lo striscione Non siamo criminali e l'attuazione di iniziative di indignazione civile. Questa è la disobbedienza civile, non è indignazione civile. Vabbè. Operazione di mail bombing, organizzazione di evento, meeting di tutte le componenti pro canapa, organizzazione di una manifestazione a livello nazionale. E questa è la bozza di documento che nel pomeriggio verrà sottoposta, a quanto ho capito, anche a quelli che arriveranno oggi, e vedremo se firmarla tutti insieme. Roberto, io ti riceverei la linea, abbiamo fatto i nostri 50 minuti, ci sei? Eccomi Claudia, arrivo subito, mi ero allontanato solamente un attimo, è stato molto interessante seguirvi, giuro che vi ho seguiti, quindi perché qualcuno non importa, non ha detto che puoi sempre rivederci nell'archivio del nostro fantastico sito. Ha fatto un'illazione dicendo che io potessi essere appisolato, ma alle 12 del mattino mi pare un po' difficile. Credo che sia stato molto interessante, tra l'altro ci ha raggiunto qualcuno in chat, ma sarà interessante ancora di più rivedere questa registrazione, questa diretta registrata su YouTube e sul nostro, come detto te, fantastico sito, che è www.tvradicale.it. Bene, ciò detto, se non avete altro da aggiungere, io chiuderei questo speciale anteprima, una leggera euforia. Anche breve, aspetta un secondo, Roberto. Sì. Abbiamo altri due saluti. Venite. Va benissimo. Abbiamo altri due saluti, Andrea, lasciami un po' di posto, facciamo vedere altri forza. Due. Ciao Robby, mi ha fatto piacere vederti. Ciao Andrea, grazie. Allora, abbiamo questa bellissima... Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Dovresti presentarla, Claudia. Facciamo parte dei pazienti impazienti di Ascia e di tutte le associazioni che sostengono la liberazione della canapa, sia in forma terapeutica che in forma spirituale che in forma liberale. E quindi siamo in qualunque pronti forma, io penso, insieme a affrontare una forma di battaglia o comunque una forma di protesta, perché abbiamo diritto a curarci con quello che alle nostre malattie fa meglio e che noi vediamo i risultati, e chi la vuole usare in forma spirituale, in forma ricreazionale, deve avere il diritto di poterla avere, e quindi che questo venga restituito alla terra e che venga restituito a chi soffre, semplicemente. Penso che siano le parole più belle. Grazie. Che potevamo ascoltare da te, Alessandra. Aspetta. Grazie. Un attimo che c'è un altro saluto. Grazie. Vieni Simone. Ciao Simone. Ciao, io sono Simone. Abbiamo fatto un bellissimo incontro qua con tutte queste associazioni e speriamo di riuscire a concretizzare qualcosa. Perfetto. Magari un prossimo incontro pubblico, incontro pubblico vediamo se lo trasmettiamo in diretta, magari sarebbe interessante trasmettere in diretta un prossimo incontro pubblico. Sì, volentieri. Ok. Bene Claudia, se non ci sono altri saluti, io interromperei qui questa diretta. Ribadisco che questa registrazione sarà disponibile tra un'oretta, diciamo, su YouTube e sul nostro sito www.tvradicale.it. Salutiamo anche Andrea Trisciuolo e tutti gli altri ospiti che si sono avvicendati insieme davanti al microfono
di TV radicale, Radicali Italiani per far ciò in cui si crede, e penso che sia un bello slogan. Ti salutano dalla chat, Claudia, ti saluto anche io e l'appuntamento per tutti Ciao a coloro che ci tutti, ci vediamo alle 5. hanno. Grazie. Esatto, alle 5, ma in realtà le trasmissioni di TV radicale nel pomeriggio cominciano alle 4, alle 16 con Radical Bar. Bene, salutiamo Claudia Sterzi e gli altri ospiti. L'appuntamento è alle 16 con Radical Bar e per rivedere questo speciale anteprima di Una leggera euforia, entro un'ora sarà pubblicato su YouTube. Un saluto a tutti.